come abbiamo visto oggi nel tema dell'organizzazione dell'azienda Lean. L'azienda Lean vuol dire principalmente ridurre tutti gli appesantimenti di tempi, di spostamenti e rendere anche la vita del personale più semplice e far emergere il contributo che il personale può dare. E anche tutti questi cambiamenti vedono nella risorsa umana il soggetto che prima di tutto li può fare. Non si può fare niente contro il personale delle aziende di innovativo. Direi che il sistema oramai è considerato quasi sostenibile, ma non può non investire sul futuro. Ecco, non ci possiamo fermare e dire vabbè, 110 miliardi, 113, 114 è giusto, abbiamo fatto, perché ci sono altri item che partono: il farmaco, il dispositivo, l'applicazione dei nuovi LEA. Ebbene, c'è bisogno anche di un investimento pure semplice sul personale, e specialmente il momento in cui tante regioni italiane stanno per uscire dal piano di rientro, c'è bisogno di guardare al futuro non solo con questo benedetto vincolo del meno 1,4% dal 2004, ma con una prospettiva anche di sviluppo.